L'oroscopo di Astra. Ben ritrovati all'ascolto, appuntamento con l'oroscopo di Astra per giovedì 20 agosto. Ariete, già dal pomeriggio l'umore può rassegnarsi grazie alla luna che toglie il disturbo. Puoi permetterti di chiedere al fisico uno sforzo aggiuntivo o di fare le ore piccole senza pagare dazio alla stanchezza. Il vento è a favore in amore. Toro, la pazienza vacilla sotto il fuoco di sbarramento di Luna e Marte. Di buono c'è che non accetti i passi falsi e gli errori. Con la lucidità che ti ritrovi poi è più facile rimediare. Non è tutto oro ciò che luccica in amore. Gemelli, difficile fare sempre la cosa giusta quando, come in questo periodo, Mercurio e Giove abbassano il livello di lucidità, attenzione e senso pratico. Ti difendi alla grande invece quando c'è da divertirsi e fare nuove conquiste. Cancro, l'istinto non ti tradisce perché è figlio della sensibilità e della sensualità. Abbinato al senso pratico e alla cura dei dettagli, come può succedere oggi, può regalare molte chance di successo alle tue iniziative. Leone, la difesa migliore è l'attacco, su questo non hai dubbi. Col fisico tirato al lucido che ti ritrovi, con l'attuale grinta e personalità, perché non fare la prima mossa? Venere nel segno ti rassicura, l'amore può regalarti emozioni. Vergine, le carte che hai in mano non sono da buttare, utilizzate con intelligenza e abilità possono schiuderti nuove porte. Ringrazia Giove, Mercurio e la Luna se la tua giornata, come la serata in coppia, può regalarti più di una gioia. Bilancia, non aspettare troppo, le cose migliori in questa giornata possono capitare nella prima metà, quando la Luna è ancora nel tuo segno. La classe non è acqua, quando puoi sfoggiare la tua eleganza non ce n'è per nessuno. Scorpione, la buona notizia è che dal pomeriggio la luna è nel tuo segno, puoi utilizzarla per capire da che parte tira il vento, per riportare il sereno in famiglia o per conquistare una nuova fiamma. La serata in coppia è romantica. Sagittario, non badi a spese per divertirti, può essere un rischio quando Giove rema contro come in questo periodo. Un po' di attenzione in più, una maggiore cura dei dettagli può servirti. Passione ed Eros, l'accoppiata è vincente. Capricorno, non è solo una questione di freddezza o di astuzia, è che ci sai fare più degli altri su certe questioni, punto. Mercurio e Giove ti spianano la strada. I tuoi sogni di successo non sono irraggiungibili. La serata in coppia è sensuale. Acquario, non è una giornata che può suscitare il tuo entusiasmo, perché sei costretto più a limitare i danni che ad andare all'assalto. I dispetti della Luna si sommano a quelli di Venere e Marte. Il clima in coppia è infuocato. Pesci, puoi difenderti più con l'intuito che con la riflessione. Ciò che ti manca è la capacità di curare i dettagli e di analizzare a fondo i problemi. Ti muovi con più facilità negli affari di cuore. La luna oggi è amica. E anche per questo appuntamento con l'oroscopo di Astra è tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. A domani.